ringrazio gli organizzatori anche per le parole che ho sentito, perché per l'amministrazione queste sono parole importanti. Noi stiamo facendo, lo sapete, un lavoro con gli operatori della città, ma è molto importante che anche altri credano nella rilevanza di Bologna, un lavoro molto particolare su un segmento che consideriamo fondamentale per lo sviluppo culturale della città e del turismo della città, che è la musica rock. Abbiamo una caratteristica, oltre alla faccia che è una città facilmente raggiungibile, che quindi è un appeal dal punto di vista logistico, ma ci stiamo muovendo per portare segmenti di tipo diverso, cioè la città di Bologna ha la possibilità di costruire manifestazioni come queste che hanno una rilevanza europea, come è stato ricordato, con delle date uniche a livello nazionale come quella di Iron Maiden. Il fatto che sia un programma, diciamo così, dove ci sono generi di rock diverso, credo che sia un fatto positivo che va appunto nella direzione dei principali festival europei, ma abbiamo anche altre location e quindi possiamo costruire durante il periodo estivo diverse attività legate al rock che coprano, diciamo così, diversi tipi di pubblico e diversi tipi di iniziative, da quelle più di nicchia a quelle meno di nicchia a quelle molto grandi e importanti come questa. Il fatto che Rock in Idro abbia, diciamo così, scelto Bologna, che per cui per l'amministrazione è un dato assolutamente positivo, va nella direzione che noi auspichiamo, è vero, dobbiamo ancora superare qualche piccola diffidenza che è, diciamo così, a livello nazionale, perché sapete che noi abbiamo qualche problema in Italia rispetto a questo tipo di attività, ma come dico sempre, bisogna anche uscire da dei luoghi comuni, cioè il pubblico di queste manifestazioni è un pubblico che vuole ascoltare la musica esattamente come il pubblico di tutte le altre generi musicali. Insomma, usciamo dalla logica del ci piace rotolarci nel fango stile Woodstock e usciamo dalla logica arrivano gli umbi. Ecco, in Italia un po' questo ragionamento, ahimè, persiste ancora, è una storia del nostro paese, a Bologna meno, devo dire, però dobbiamo insomma lavorare ancora perché possiamo, diciamo così, sempre di più, e vediamo da qui alla fine della legislatura cosa riusciremo a mettere in piedi, perché questo, diciamo così, sistema diffuso dove questo genere di musica può essere sentita a diversi livelli con diverse iniziative, quindi anche con gruppi che o richiamano appunto le 20, le 25.000 persone, o gruppi che magari richiamano i 500, o gruppi che richiamano i 5.000, penso che sia una delle caratteristiche della città di Bologna. Abbiamo cominciato quest'estate, questa è un'anteprima succosissima di un'estate che sarà molto ricca di musica, però abbiamo anche degli altri spazi dove faremo iniziative più piccole di questa, ma ugualmente importanti e prestigiose. Quindi una città che davvero, sia per la logistica, sia per gli operatori, sia per il fatto che per fortuna ci sono anche operatori fuori Bologna che accettano questa sfida, e li ringrazio nuovamente, ci permette di mettere in piedi un ragionamento che anche e soprattutto, non soltanto, ma anche e soprattutto dal punto di vista dello sviluppo economico della città può dare dei risultati molto molto interessanti. È ovvio che bisogna lavorarci, bisogna costruire anche una dinamica che accetti, diciamo così, questo tipo di sviluppo. Ci vorrebbe qualche soldo in più e speriamo che qualche privato cominci anche a ragionare da questo punto di vista, perché ripeto, si possono fare grandi numeri, si possono avere buoni numeri negli alberghi della città, si può avere un indotto, si tratta di costruire un'immagine della città che storicamente ha ed è molto forte, ma che noi stiamo cercando di sviluppare ulteriormente offrendo segmenti di prodotto diversi. Ovvio che un segmento di prodotto di 4 giorni con nomi come questi, il nostro Legion, il Iron Maiden, i Pixies, i Bones, e poi vorrei citare tutti, ma mi fermo qua, è ovviamente un pezzo fondamentale, quindi è molto importante avere iniziative di questo tipo, anche perché questo è un luogo che per fortuna può fare questo tipo di numeri. Quindi noi abbiamo la possibilità di fare cose da 25-30 mila persone fino a cose da 500 mila spettatori.
in una segmentazione che può davvero diventare importante per la città. Certo.